Ci sono anche dei posti liberi ancora, quindi se qualcuno si vuole accomodare possiamo iniziare. Nel frattempo aspettiamo che arrivi il sindaco di Cosenza, che ha avuto un piccolo contrattempo. È già arrivato? Ok. Inizio salutando e ringraziando tutti i signori sindaci che hanno accolto il nostro invito a presenziare questo importante evento per la nostra comunità. Ringrazio tutte le autorità civili, militari, religiose che sono oggi presenti, gli assessori e i consiglieri comunali, l'assessore regionale, il consigliere e la consigliera regionale Sabrina Mannarino, tutte le associazioni presenti. Un saluto e un ringraziamento va ai relatori, Emanuela Mendola, il dottore Piero Borsani, già sindaci del comune di San Lucido e componenti della commissione organizzativa, al sindaco Cosimo De Tommaso per aver fortemente voluto questa iniziativa, alla quale ha dedicato particolare attenzione. E poi ringrazio i relatori, quindi, che fanno parte della commissione. Non è tra i relatori, ma un saluto e un ringraziamento particolare va al dottor Bruno Bruno, responsabile del primo settore, che in questa occasione però ha indossato le vesti di segretario della commissione, che ha personalmente ricavato tutti i dati necessari recuperandoli nei registri storici conservati scrupolosamente, ai quali presto verrà dedicato un apposito archivio. Ringrazio il già sindaco Romeo, che è qui presente, il già sindaco Carlo Borsani. Prego. Abbiamo pensato a questa iniziativa intitolata I sindaci nell'Italia repubblicana per rendere omaggio e onore a tutti i primi cittadini che si sono succeduti dal dopoguerra in poi, che con il loro impegno e lavoro costante hanno contribuito alla costruzione del nostro meraviglioso paese e ne hanno fatto la storia. Lo scopo era proprio quello di realizzare una ricostruzione documentale e visiva di tutti coloro che hanno prestato il loro servizio in qualità di sindaci nel nostro comune, e abbiamo scelto proprio di fregiare la sala consiliare con le loro fotografie dei sindaci che si sono succedute appunto nell'Italia repubblicana. Un saluto a tutti i sindaci presenti che hanno ricoperto il ruolo di sindaco in passato, e un saluto particolare e affettuoso a coloro che non ci sono più. Prego le ragazze di avvicinarsi. Thank you.
la presidente della provincia non può essere presente, cerchiamo di raggiungerla telefonicamente. Passo la parola a lei, sindaco. Il mio saluto doveroso va a tutti voi, a tutte le autorità presenti, che vorrei citare uno per uno, ma consentitemi di farvi un saluto doveroso e ossequioso, così come saluto tutti i colleghi sindaci che ci hanno voluto onorare della loro presenza questa sera, perché, e poi il saluto ai cittadini, ai miei concittadini che sono numerosi presenti per questo evento. È un evento che questa amministrazione, che io ho l'onore di guidare, rappresentare, ha voluto fortemente fin dal febbraio del 2023, con una delibera di giunta, ha inteso avviare un percorso diverso, cioè riconoscere a ognuno il merito di quello che ha saputo fare nella propria vita amministrativa. Perché noi riteniamo che attraverso una galleria fotografica che resterà perenne in questa sala si possa ricordare fisicamente e si possa proiettare l'immagine di ogni sindaco, ma che questo rappresenterà certamente la storia di questa comunità, una storia fatta di sacrifici, un popolo laborioso, di persone che nella vita non si sono risparmiati, che hanno affrontato l'avventura dell'espatrio nel tempo, che hanno saputo tenere sempre le radici con la propria comunità, con la propria terra. Bene, noi non potevamo non raccontare questa storia attraverso le amministrazioni che sono succedute. Lo abbiamo fatto partendo dal dopoguerra, partendo e contemplando tutta l'Italia repubblicana, quindi dal 1946 in poi, da quando è stata proclamata la Repubblica, e quindi si è ritornati ad affidare il ruolo della gestione amministrativa ai sindaci. Certo è cambiato tanto da quell'epoca, perché i sindaci una volta venivano eletti, vi chiedo scusa, mi interrompo perché la presidente della provincia era in linea. Allora, vi ho messo in prima voce, vediamo se riusciamo a fare un saluto ad una platea molto, molto numerosa, alla presenza di tutte le autorità, delle autorità civili, militari e religiose e i sindaci di tutto il territorio. Vediamo se riusciamo, ecco qua, hai la parola in tutto te, per te. Bene, se mi sentite, intanto buonasera a tutti, mi scuso di non essere presente, benché sarebbe stato veramente, ecco, per me
importante e gratificante partecipare. Un caro saluto intanto al sindaco Cosimo De Tommaso che ha voluto questo incontro e naturalmente a tutti i presenti, a tutte le autorità, ecco, civili, militari e religiosi presenti, ai tanti sindaci presenti. Noi sindaci siamo veramente con l'interfaccia forse principale e importante delle comunità. Fare il sindaco sappiamo quanto difficile oggi sia ed ecco perché sono certa che dall'incontro di oggi possano scaturire veramente quelle che sono anche delle riflessioni su quello che è oggi il ruolo del sindaco, senza dimenticare a chi negli anni e nei decenni ha ricoperto questo ruolo. Un ringraziamento è con loro, un ringraziamento ai miei colleghi sindaci. Non voglio dilungarmi, l'avrei fatto se fossi stata ecco, in presenza, ma ci tenevo davvero a salutarvi e a ringraziare. Ecco, prossimo ritornerò presto. Quindi grazie ancora e una buona serata, soprattutto un grande evento legato a quello che è per una nuova iniziativa qui a San Lucido. Grazie. Non mancherà certamente. Buona serata. E allora, scusate se ho interrotto quello che stavo dicendo, ma il Presidente è più importante, l'abbiamo eletta anche il Presidente regionale dell'ANCI, quindi non potevamo che interrompere il tutto. Quindi stavo dicendo che la storia di una comunità attraverso l'amministrazione, le amministrazioni che sono succedute e i sindaci che l'hanno guidata, sindaci che una volta venivano eletti dal Consiglio e non venivano eletti a suffragio universale, e quindi questo aveva un sapore diverso dal punto di vista gestionale, mentre oggi dal 93 in poi con la legge 81 è cambiato tutto, il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini e con poteri diversi rispetto a prima. Però la continuità è sempre un unicum che si protrae. Perché? Perché attraverso questa azione, l'azione dei sindaci, noi troviamo una storia che si sviluppa e che porta una comunità a migliorare, una comunità a crescere dal punto di vista sociale, a svilupparsi dal punto di vista economico. Per noi come San Lucido, come tutti i nostri comuni costieri, abbiamo la possibilità di avere anche uno sviluppo turistico che è ancora veramente un po' arretratino, però speriamo con tutte le azioni comuni che stiamo facendo di cercare con questa rete che stiamo costruendo, e devo dire, e qui vi ringrazio davvero di cuore perché stiamo davvero lavorando in sinergia, cerchiamo di portare questa zona della Calabria che ha tante belle qualità, che ha tante bellezze naturali, ad un palcoscenico diverso da quello attuale e quindi sempre più grande, sempre più nazionale, ma sempre più internazionale. Questo è quello che vogliamo fare. Ecco, ritorno a quello che dicevo prima, la storia dei sindaci. Noi non abbiamo voluto fare una mera carrellata di immagini oppure un elenco di nomi. Noi intendiamo portare avanti un progetto che sia di natura completamente differente, cioè ricostruire la storia per metterla a disposizione di tutti, andare a costituire un archivio che per adesso parte dal dopoguerra in poi, ma che è il nostro intendimento partire dall'unità d'Italia per vedere come si sono sviluppati i nostri territori, qual è la storia di ogni comunità della zona tirrenica e vedere poi quale prospettive ha, perché se non conosciamo la nostra storia non possiamo guardare al futuro. Intanto possiamo guardare al futuro se la nostra storia è insita, se noi siamo impregnati della nostra storia, quindi diventa fondamentale, non solo è un fatto culturale, non solo noi riusciremo a capire quali sono state le dinamiche che hanno portato ad oggi, perché poi il comune oggi lo conosciamo perché è l'eredità di quello che ci hanno lasciato gli altri. Qualcuno che ci ha preceduto diceva che noi siamo nani sulle spalle di giganti. Ebbene,
I giganti sono quelli che ci hanno preceduto e quindi ci hanno lasciato una conoscenza, ci hanno lasciato un'esperienza e noi dobbiamo far tesoro di questa esperienza per metterla a disposizione dei cittadini. Noi, io parlo della mia comunità, della comunità di San Lucido, che ha una storia, ma la storia ce l'abbiamo tutti, specialmente tutte le comunità della nostra Calabria. E allora questa storia dobbiamo farla diventare ricchezza, perché se non diventa ricchezza, noi ci troveremo veramente a dover continuare e sperare che qualcosa cambi, perché la colpa sarà sempre degli altri. Cari colleghi, se non siamo capaci di fare rete, di fare e di proporre un progetto del Tirreno, la colpa non è degli altri, la colpa è nostra. E questo ve lo dico, consentitemi, dall'alto della mia età, perché noi abbiamo questo brutto vizio di attribuire responsabilità agli altri. No, la responsabilità è nostra perché siamo stati chiamati a questa responsabilità. I cittadini ci hanno investito di una responsabilità che noi non solo abbiamo acquisito, ma dobbiamo sentire. E se vogliamo che questa responsabilità venga percepita, e allora dobbiamo operare nell'interesse comune e non nell'interesse individuale. Noi dobbiamo sempre sacrificare gli interessi individuali all'interesse comune, perché se non facciamo questo la gente lo capisce e quindi non saremo buoni amministratori. Non vi faccio la predica, voglio dire soltanto quali sono le mie convinzioni, che spero possano essere condivise. E poi il primo banco di prova per la democrazia del nostro paese ormai sono soltanto i comuni, perché se il cittadino non ha più fiducia nel sindaco, non ha più fiducia nell'amministrazione, la democrazia viene meno. E allora noi dobbiamo essere coscienti di queste cose. Come facciamo? Non possiamo pensare che noi siamo un piccolo orticello che dobbiamo coltivare per trarne i frutti. No, noi siamo qualcosa di diverso, perché noi siamo grandi comunità. Provate a riflettere un attimo, che cos'è una grande comunità? Una comunità è la famiglia, una comunità è un gruppo di persone, una comunità è la chiesa, una comunità è un comune, un municipio. E quindi questa comunità è una grande comunità. E in ogni nostro comune, nostro paese, c'è una comunità che se riusciranno a mettersi insieme per produrre un progetto di sviluppo integrato, perché noi dobbiamo parlare di sviluppo integrato del territorio, e allora riusciremo certamente a fare qualcosa di buono. E i frutti verranno. Mi ero preso qualche appunto, ma sto andando a braccio. Perché San Lucido, voglio dire, quali sono i compiti di un sindaco di un comune? Uno, deve progettare per la propria comunità. Due, deve pensare a tutte le forme di sviluppo digitale che ci sono oggi, perché altrimenti restiamo troppo arretrati. Il sindaco è responsabile dell'ambiente, vogliamo pensare all'ambiente, vogliamo fare qualcosa per l'ambiente. Noi abbiamo sviluppato proprio l'anno scorso, 2 anni fa, un'esperienza bellissima, straordinaria con il comune di Falconara. Vogliamo farla diventare modello questa di Falconara, laddove si sono messi insieme per cercare di dare una risposta contro l'inquinamento. E allora queste sono le cose su cui dobbiamo confrontarci, queste sono le cose su e dobbiamo condividere e cercare di trovare soluzioni. E allora dobbiamo pensare all'energia. Ebbene, se un sindaco non pensa a come sviluppare energia, ecco, San Lucido in questo, per esempio, per una serie di coincidenze, si trova ad essere considerata dalla comunità europea eccellenza europea nel campo energetico.
Perché? Perché siamo entrati in tanti progetti europei, laddove pensate che San Lucido, e non lo dico per estremo senso di amor proprio, lo dico perché lo abbiamo fatto, abbiamo sviluppato dei progetti, li abbiamo presentati alla Comunità Europea e sono stati approvati. San Lucido, in almeno 5 progetti, è l'unico paese, è l'unico comune d'Italia, insieme ad altri comuni di altri paesi, l'ultimo è di una settimana fa, verranno qui i rappresentanti del Libano, del Portogallo, della Grecia, mi sfugge. E quindi saranno qui il 9 e il 10 di aprile, perché siamo stati ammessi ad un progetto sull'energia rinnovabile e dobbiamo sviluppare in rete con gli altri paesi europei. E allora provate ad immaginare, noi abbiamo fatto rete con Paola, con Cosenza, con Falconara e con, ne manca uno, abbiamo fatto rete con questi comuni e siamo entrati in un progetto europeo che abbiamo messo in, ecco, se noi riuscissimo ad ampliare questa collaborazione noi saremmo una zona che può pensare ad uno sviluppo integrato del nostro territorio, perché da soli non si fa nulla. Questo è quello che mi premeva dire. Il Presidente della Provincia ha sollecitato di parlare del ruolo del sindaco. Beh, ognuno di noi ha fatto il suo programma, conosce quello che è il proprio ruolo, ma la cosa che più mi preme dire è che intorno alla figura istituzionale del sindaco, e questo lo dico con un pizzico di civetteria, sperando di rappresentare questo pensiero, il sindaco oggi è l'ultimo baluardo di una politica di democrazia, perché il sindaco ha il contatto col territorio, ha il contatto con i cittadini, il sindaco assorbe tutto ciò che è bisogno, tutti quelli che sono i bisogni del cittadino. E allora, se questo è il nostro ruolo, allora svolgiamolo per come dobbiamo svolgerlo. Facciamo in modo che questo ruolo possa essere davvero a servizio della comunità, affinché possa essere maggiore benessere. I ringraziamenti volevo farvi per chiudere. Volevo fare i ringraziamenti a tutti i sindaci che si sono succeduti. Parto prima da quelli presenti. Ce ne sono 4 presenti, ce n'è uno assente, probabilmente perché è impedito all'ultimo momento. Ma un ringraziamento per quello che hanno fatto. Ma un ringraziamento ancora più grande a chi non c'è più e che questa comunità l'ha portata ad oggi in modo straordinario, perché ognuno ha lasciato la propria traccia. Non c'è un sindaco cattivo, un sindaco buono, perché i sindaci, solo per il solo fatto che si mettono a disposizione degli altri, danno qualcosa che rimane alla comunità. Quindi tutti i sindaci hanno lasciato una traccia. Noi, quando uscirete, vedrete che ci sono dei totem con tutto l'elenco dei sindaci, con le fotografie, oltre alle fotografie che sono esposte in alto. Lì, in quel totem, troviamo anche i nomi dei commissari, perché San Lucido ha avuto nel tempo una serie di commissari. Il ringraziamento va anche a loro. È vero che il commissario nominato dal prefetto deve svolgere l'ordinaria amministrazione, però è un ruolo comunque che svolgono a tutela del cittadino. E, però io ringrazio tutti, ma una particolare, consentitemi, al dottore
Micucci, che è stato il commissario, diciamo, del Covid, perché tutti i giorni era qui, quando ognuno si chiudeva in casa. E per questo io un ringraziamento lo voglio fare pubblicamente. E poi volevo ricordare due amministratori che non sono nelle foto e non sono nell'elenco, perché sono precedenti all'Italia Repubblicana. Li troveremo poi quando partiremo da più lontano. E sono il commissario prefettizio Giovanni Calomino, che è stato commissario dal 43 al 44, e poi il sindaco Pietro Fonti, che pur essendo stato eletto sindaco, però non nell'Italia Repubblicana, perché l'Italia Repubblicana parte dal 46. E quindi mi piaceva ricordare queste due figure che hanno amministrato San Lucido. Voglio chiudere con un annuncio, perché abbiamo previsto nell'ambito delle nostre attività e del nostro programma amministrativo anche la celebrazione dei 100 anni della nascita del sindaco più longevo di San Lucido, Silvano De Ranco. Il prossimo luglio questa celebrazione. Dopodiché, grazie davvero a tutti per essere presenti, e spero che questa manifestazione possa essere replicata anche negli altri comuni. Grazie a tutti. Io ora passerei la parola a Emanuela Mendola, presidente della commissione organizzativa e già sindaco del comune di San Lucido. Le passo questo. Grazie. Signore e signori, buonasera e grazie per la cortesia che avrete nell'ascoltarmi. Io stasera vi confesso, nonostante il mio lungo tirocinio, mi trovo un po' in imbarazzo, perché un uditorio così prestigioso, vi confesso che non l'ho mai incontrato. Non posso, ci sono tutti i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali, sindaci, autorità ecclesiali, autorità militari, eccetera. Per cui grazie per ascoltarmi, e sarò breve perché sennò mi ha detto che mi toglie la residenza. Parlare pochissimo, contrariamente al mio solito. E consentitemi ancora di sedermi perché devo leggere qualche appunto che ho preso. Grazie. Purtroppo nella manifestazione i ringraziamenti sono moltissimi. Io mi devo ripetere, l'hanno fatto egregiamente prima gli oratori che mi hanno preceduto, ma non posso fare a meno di fare pure i miei. Voglio ringraziare sentitamente il sindaco De Tommaso e l'amministrazione comunale tutta per avere promosso e sostenuto questa bella manifestazione. Voglio ringraziare Bruno Bruno per la disponibilità e la competenza nella ricerca, non certamente facile, dei dati e delle notizie d'archivio. È l'occasione giusta per esprimere a tutti gli amministratori, a qualsiasi livello, che si sono succeduti nel tempo, i sensi della più sentita riconoscenza per il lavoro, la dedizione, la passione che hanno profuso nell'espletamento del loro mandato. Tutti hanno dato il meglio di loro stessi, per il progresso della nostra San Lucido. Ed infine, un pensiero affettuoso ed un grazie di cuore ai dipendenti del Comune di San Lucido, passati e presenti, interni ed esterni, che negli anni, anche in situazioni di estremo disagio, hanno mandato avanti la macchina burocratica comunale con competenza e senso del dovere. Sembra il Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento, ma non è così. Non sono certamente parole dette per cortesia protocollare,
ma perché profondamente sentite. Bene, questa sera si realizza un sogno: esporre le fotografie dei sindaci di San Lucido nel Tempio della Democrazia, la sala dove si riunisce il Consiglio Comunale che, per come recita lo Statuto, rappresenta la collettività, determina l'indirizzo politico e ne controlla l'attuazione. Personalmente ho vissuto importanti cambiamenti in ordine alle autonomie locali. Ma per rimanere nel tema, l'innovazione più importante, credo, sia stata l'elezione diretta del sindaco. Egli, specialmente nelle piccole comunità, è considerato il depositario dei bisogni, delle aspettative, delle esigenze della popolazione amministrata. Per questo il lavoro del sindaco è una palestra di vita unica, un'esperienza esaltante. Non esiste soddisfazione più grande quando si realizzano i progetti, le iniziative programmate e seguite quotidianamente, gli impegni assunti. Il sindaco ha rapporti e contatti con tutti, cittadini, gente comune, autorità, rappresentanti istituzionali e politici locali, provinciali, regionali, nazionali e a volte internazionali. Col mondo del lavoro, delle professioni, del commercio, della sanità, della scuola, delle imprese, delle associazioni, della Chiesa, con i nostri cari, indimenticabili emigrati all'estero, ai quali dobbiamo tanto. Penso alle Americhe, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Chicago, New York. È l'esperienza più toccante, più emozionante, più commovente che possa capitare. Col mondo dei giovani, che rimangono sempre la nostra speranza, col mondo delle donne, alle quali riconoscere la loro importanza utilizzandone il contributo a tutti i livelli. Per questo noi siamo all'avanguardia. 8 splendide signore fanno parte del nostro Consiglio Comunale e ci rappresentano degnamente. Facciamo un applauso. Col mondo degli anziani, questi vecchi, come canta Baglione, a volte senza casa, a volte questi vecchi seduti sul letto a riposare alla stanchezza. Verso di loro deve dispiegarsi un'azione che valga a ridare dignità e ruolo ad una parte sempre più estesa e vistosa della nostra società. Certo, fare il sindaco non sono sempre rose e fiori. Ne parlavamo prima col sindaco di Falconara. So bene che la politica non è un confronto tra le pie figlie di Maria, è un luogo di passione, di scontri, a volte anche duri. Il prezzo da pagare è alto: solitudine, amarezze, delusioni, momenti di sconforto, di abbandono, che si riflettono anche nella vita privata. Si passa con facilità dagli osanna al crucifigio. Basta un non nulla, una lampada spenta, una buca non coperta. Ma che fa su sindaco? Dorma. L'essenziale è però confrontarsi e rispettarsi allo stesso tempo, sforzandoci tutti di costruire un dialogo. Mi sono innamorato di questa parola che, permettetemi, voglio ripetere spesso. Col dialogo un grande, grandissimo sindaco, a proposito dei sindaci, Giorgio La Pira, riuscì in piena guerra fredda a riunire i primi cittadini di Washington e Mosca. Sono spezzate tutte le catene, diceva La Pira, e Firenze accoglierà un convegno di amicizia, di speranza, di pace. I have a dream, diceva Luther King, anche io. Sogno che San Lucido, nel suo piccolo, possa diventare un faro di pace, di amicizia, di rispetto reciproco, di tolleranza. Ci sono momenti nella vita degli uomini in cui si sente il bisogno di un grande slancio di fiducia, di un grande sforzo di generosità, pur rimanendo orgogliosi del proprio passato e del proprio presente. Credo o presumo che il futuro di ogni comunità possa trovare una prospettiva razionale di crescita solo se le forze migliori troveranno l'intelligenza per incontrarsi e discutere, anche su posizioni diverse,
si ottiene quel equilibrato programma di sviluppo sociale, economico, culturale. Solo così, nel mio modesto parere, si può tenere unito un territorio che purtroppo tende a sfaldarsi. È un'impresa difficile, ma non impossibile. Non possiamo assumerci la responsabilità di non provare, diceva Aldo Moro. Perdonatemi questo mio divagare e questa mia presunzione. Mi permetto, dall'alto della mia canizia, e da vecchio che ne ha vissute, viste e sentite tante. Abbiamo davanti una galleria di ritratti viventi, di storie di cittadini responsabili e coraggiosi, una testimonianza di grande passione civile per le generazioni future. Ovviamente non parlo di me. Quanti pensieri, quanti ricordi, quanti fatti, aneddoti, circostanze riaffiorano alla mia mente guardando le fotografie. Sento il peso degli anni, ma ho l'orgoglio di essere stato figlio e testimone del tempo. Ho avuto la fortuna di conoscerli quasi tutti e posso dire che per me ha rappresentato un momento importante di crescita. Senza tralasciare la polemica politica, a volte aspra e forte, che spesso ci coinvolgeva, ma che quasi sempre si stemperava in privato in reciproche confidenze. Tutti appartengono di diritto alla storia del nostro comune e tutti meritano uguale rispetto e considerazione, quale che sia il loro credo o appartenenza politica. Termino con l'augurio che questa bella cerimonia possa essere di stimolo al fine di rendere sempre più giusto, avanzato, umano il cammino dei sindaci della nostra San Luce. Perché sono ancora molte le esigenze, le ansie, le attese dei cittadini, molto è il lavoro da compiere, numerose le difficoltà da superare. Sono certo però che gli amministratori, tutti, a ogni livello, sapranno attingere alle loro radici ideali, alla loro esperienza, alle nuove energie e affronteranno con impegno, coerenza e coraggio le sfide del nostro tempo. Solo così potremo onorare la memoria di quelli che ci hanno lasciato, ma che da lassù ci guardano, ci giudicano, ci ammoniscono. Grazie. Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al quale do la parola per un saluto. Grazie. Grazie, visto che il Presidente del Sindaco ha parlato seduto, quindi mi consentite di rimanere seduto. Intanto chiedo scusa per il ritardo, però questa è la vita dei sindaci. Si passa da una parte all'altra senza soluzione di continuità, e si cerca di essere presente dappertutto, soprattutto quando chiamano i sindaci. Perché io credo che una delle cose più importanti per chi indossa questa fascia è quella di rispettare
tutti coloro i quali hanno l'onore e l'onere di indossarla. E però sono un potere fondamentale, dico la verità, sono reduce da una giornata particolare di impegni istituzionali e professionali, però lo avevo promesso a Cosimo e lo avevo promesso a San Lucido. Io credo che sia una cerimonia particolarmente significativa quella di stasera, perché dà il segno dell'attaccamento anche alla propria comunità. Io credo che fare il sindaco sia un mestiere bellissimo, dico con molta convinzione, nonostante i sacrifici, i problemi, le tensioni che ci sono costantemente. Io peraltro governo una città capoluogo con problemi enormi dal punto di vista economico e finanziario, una città in dissesto, una città che ha una situazione organizzativa, cioè dal punto di vista della pianta organica per intenderci, assolutamente più disastrosa di quella economica e finanziaria, però vi dico che è veramente bello, cioè rappresentare la propria comunità, la propria città, amministrare il proprio territorio, penso che sia una delle esperienze più belle ed esaltanti che chi ama la politica, chi ha passione politica possa vivere. Guarda, aprendo questo foglio ho visto questo elenco di sindaci e commissari prefettizi dell'Italia Repubblicana. Beh, vi confesso che noi lo abbiamo nella sala di nel salone di rappresentanza, abbiamo due strutture in legno. Una dove ci sono i sindaci e i commissari prefettizi nell'Italia Repubblicana, anzi noi parliamo dall'Unità d'Italia, noi l'abbiamo dall'Unità d'Italia, e dall'altra parte i segretari generali del Comune di Cosenza. Beh, sarà banale, ma vi dico che leggere il mio nome insieme a quello di tanti illustri sindaci che mi hanno preceduto, per me è un onore e una soddisfazione enorme. Perché rimane impresso nella mente del cittadino, perché il sindaco, soprattutto i sindaci del post 93, quelli della elezione diretta, hanno un rapporto con la comunità, con il proprio territorio, con i propri concittadini che nessun altro espressione politica istituzionale ha. Del resto il sindaco è il primo cittadino. Quindi avere l'onore e il privilegio di essere eletti dai propri concittadini a capo dell'amministrazione comunale, a rappresentare la propria comunità, è uno degli obiettivi ed è una delle gratificazioni più grandi che possa avere un'espressione, una persona che si impegna in politica. Però veniva ricordato, i sindaci sono amati e non dico gli altri. Assolutamente no, io non credo che ci possa essere un sindaco odiato, perché ci sono sicuramente situazioni politiche che portano a creare contrapposizioni in una comunità. C'è la democrazia, c'è la minoranza, c'è la maggioranza, il sindaco è espressione della maggioranza, però nel confronto e anche nello scontro forte, duro che ci può essere politicamente, comunque c'è sempre rispetto per la figura del sindaco, perché chi ha a cuore le sorti di una comunità non può non raccogliere un sentimento comunque di rispetto da parte della città, perché il sindaco è quello che è responsabile di tutto, delle cose buone e delle cose cattive. Però ecco, credo che non ci sia una figura in una comunità che insieme al sindaco, al comandante dei carabinieri e al prete possa rappresentare meglio la sua comunità. Sono quelle le figure che sono punti di riferimento in un territorio. E ripeto, credo che questa di stasera sia appunto una testimonianza anche di un messaggio, perché ci possono essere sindaci che realizzano di più, sindaci che realizzano di meno, sindaci che fanno cose più apprezzate, altre meno apprezzate, però c'è una certezza. E chi si viene eletto sindaco, chi si candida ad essere sindaco e poi viene eletto sindaco, cerca di fare sempre qualcosa di utile per la sua comunità. Poi ripeto, ci riesce o non ci riesce, dipende da tante circostanze. Però io sono convinto che ogni sindaco vuole fare
il meglio per la sua comunità. E questo credo che sia un qualche cosa che ci si porta dentro per sempre. Io dico che quando riesci a realizzare qualche cosa, anche una piccola cosa, ti dà una gratificazione, una soddisfazione che nessun altro risultato della vita ti dà, perché soprattutto quando risolvi i problemi della gente, noi siamo chiamati spesso a risolvere i problemi spiccioli, non lo diceva chi mi ha preceduto, ad aggiustare la piccola buca, a dare il piccolo contributo, a tagliare l'erba davanti. Allora, siamo chiamati dalle piccole cose alle grandi cose, ad occuparcene, ed è il dovere del sindaco, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo dare risposte a queste che sono piccole ma importanti per alcune realtà, esigenze. Per questo io credo che dare il segno appunto con una manifestazione di questo genere, per questo non volevo mancare a quello che è un impegno che il sindaco mette nella gestione della cosa pubblica, è importante perché riavvicina attraverso queste figure il cittadino alla propria comunità e anche, se mi consentite di dirlo, alla politica, perché mai come in questo momento il punto di riferimento della politica sono i primi cittadini, sono coloro i quali, al di là delle valutazioni, degli interventi, delle teorie o delle pratiche politiche, poi sono quelle che sono chiamate a confrontarsi con i bisogni del proprio territorio. Noi sappiamo quanto alle nostre latitudini ci sia bisogno di interventi per dare soddisfazione, per dare risposte purtroppo alle fasce più deboli delle nostre comunità, che aumentano sempre di più purtroppo. È una situazione che si è aggravata con la pandemia, che si è aggravata ancora di più con la guerra e che purtroppo ha bisogno di avere risposte concrete da parte delle istituzioni, che spesso sono lontane, quelle che purtroppo hanno il potere di intervenire per dare risposte più dirette ed immediate ai bisogni del territorio, purtroppo sono lontane o perlomeno vengono percepite anche dalla cittadinanza in questo modo. Invece il sindaco è quello che tu vedi tutti i giorni, è quello che vedi sul marciapiede, al bar, al ristorante, per strada, è quello che tu puoi fermare e gli puoi chiedere qualche cosa. Questo è il sindaco, è l'amico della comunità, è quello al quale bisogna e si ci rivolge quando ci sono esigenze, quando c'è la necessità di avere il sostegno da parte di un'istituzione pubblica. Per cui veramente credo che ci sia solo da ringraziare a chi prima di noi ha rivestito questo compito e questa funzione. Io l'ho fatto, e l'ho fatto formalmente perché io ho costituito la consulta dei sindaci, di tutti i sindaci. Quando sono stato eletto ho chiamato tutti i sindaci, naturalmente ancora presenti, a dare un contributo al di là del colore politico, al di là dell'appartenenza politica, perché io da subito ho riconosciuto a chi mi ha preceduto un impegno per dare una risposta sempre a quelli che erano i bisogni della mia città, ed è il riconoscimento che credo che noi dobbiamo fare a tutti coloro i quali prima di noi hanno gestito le nostre comunità, i nostri territori e hanno dato la possibilità di crescere e di svilupparsi. Noi rappresentiamo veramente un territorio meraviglioso. Guardate, la Calabria, la nostra provincia, questa parte del nostro territorio è una parte meravigliosa che sicuramente ha pagato prezzi alti a chi probabilmente in momenti diversi non ha avuto la lungimiranza di fare alcune cose nel nostro territorio, perché poi gli errori sono stati commessi. Non è che poi possiamo dire stasera che andare tutto rose e fiori, perché purtroppo alcune iniziative nel nostro territorio pagano il prezzo di scelte sbagliate o comunque di disattenzione del passato rispetto allo sviluppo del territorio. Questa è una responsabilità che purtroppo abbiamo anche noi sindaci quando non riusciamo ad avere la lungimiranza a pensare che un territorio si sviluppa seguendo alcune regole, e queste regole purtroppo nel lontano passato non ci sono state. Il nostro territorio oggi, soprattutto la costa, paga il prezzo di una mancata programmazione dello sviluppo urbanistico dei nostri territori. Però io credo che stasera sia da assolutamente
ricordare le cose positive che i sindaci mettono in campo, tutti i sindaci, perché quando si indossa questa fascia non c'è un colore politico. Io dico le elezioni mettono di fronte a diversi schieramenti, a diversi candidati, però quando poi uno viene eletto, il sindaco viene eletto, è il sindaco di tutti e non può fare distinzione, per cui certamente credo che mai figura politica istituzionale possa rappresentare quell'unità di un territorio che poi è l'unità che noi indossiamo costantemente quando portiamo questa fascia. Per cui grazie a Cosimo per questa iniziativa, veramente notevole, e grazie a tutti i sindaci che costantemente si impegnano anche in battaglie che non competono ai sindaci, ma che comunque con onore e dignità rispettano la loro funzione e rispettano la Costituzione della nostra Italia, che mi auguro, soprattutto in questo periodo, sia e possa essere sempre unita. Grazie. Adesso passo la parola al dottore Piero Borsani, già sindaco nonché componente della commissione. No, le passo io il microfono. Io ringrazio la serata e i partecipanti, e ringrazio principalmente perché faccio un tuffo nel passato di vecchie battaglie, sottolineo politiche, non pensate male, e rivedo tanti colleghi che nel passato veramente abbiamo combattuto insieme. Quello che è stato detto è già, quello che è stato detto, quindi io vorrei cambiare un attimo pagina, perché oltre al saluto alle autorità militari e civili, vedo che ci stanno e sta a rappresentare il cambiamento etnico, sociale e culturale di San Lucio, perché ci stanno delle comunità, ormai è multietnica San Lucio, vedo la comunità degli argentini, degli inglesi e del centro. Ringraziare la presenza di questi nuovi e la rassegna dei sindaci e svolti del comune hanno una valenza importante per questi nuovi cittadini, scusate se ripeto, perché vengono a conoscenza della cultura, della storia, delle battaglie di San Lucio. Perciò do a questa iniziativa dell'amministrazione, anzi vorrei fare un appello a tutta l'amministrazione comunale di San Lucio, capricciata dal Cosimo sindaco, che ci sia una maggiore attenzione per queste comunità che sono un benessere culturale, sociale, etnico e anche economico per San Lucio. Quindi, caro sindaco, cara consigliera Caterina, cercate di incentivare questa nuova strada di San Lucio. Detto questo, io sono stato un sindaco veloce, guardate le date della carta. Grazie e chiudo. Sorella del sindaco Leverino Bruno che abbiamo ricordato prima. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio il sindaco per aver dato spazio questa sera al sindaco Amendola di farci conoscere questa nuova veste delle istituzioni che sono vicine a noi, lo sono state, lo saranno. E queste fotografie dove vedo l'immagine di mio fratello che è stato sindaco di questo paese per breve tempo fa sì che
come se fossimo noi vicini a loro in un grande abbraccio. Ed è bellissimo come sono state poste in questa, in quest'aula, dove io, consiglieri qui, e lei e tutta l'amministrazione, cerchiamo di fare le migliori scelte per la nostra cittadinanza. Ci impegneremo sicuramente tutti, è giusto quello che ha detto il sindaco Borsani, che è bene portare insieme avanti le iniziative. C'è sempre stata collaborazione, sempre ci sarà, siamo una forte amministrazione e lo dimostreremo con il tempo. Grazie a tutti. Prego, adesso passo la parola alla consigliera Pizzuti, anche lei per un breve intervento, figlia del sindaco Roberto Pizzuti. Prego. Sì, buonasera. Io vi chiedo scusa, ma riesco a essere molto istituzionale perché sono molto emozionata. Il ringraziamento al sindaco De Tommaso è doveroso da parte mia e delle mie sorelle Alessandra e Paola. Io dico sempre che a casa nostra non c'è mai stato un giorno senza politica. Vedo tanti amici qui che conosco da così tanti anni che forse ho perso il conto. Ma la cosa che mi fa più impressione, lasciatemelo dire stasera, è vedere la foto di mio padre e la foto di mio zio Francesco Romeo vicini, anche qui, anche in questa sala consiliare, e i volti di tante persone che hanno fatto parte delle nostre vite, non solo della mia, dei sanlucidani tutti. Ed io volevo porre l'accento proprio su questo, che al di là del fatto di essere state cariche istituzionali, sono state prima di tutto uomini che hanno lasciato un segno. A me piace ricordare la figura di uomo di mio padre, che successivamente è diventato politico e che ha avuto l'onore e la fortuna di essere stato eletto ripetutamente per 20 anni, è stato sulla scena. Sono 5 anni che manca e io sono ancora oggi più onorata di essere sua figlia e soprattutto felice di vedere qui la sua fotografia, perché per me, lasciatemelo dire, questa sala aveva un brutto ricordo e un brutto sapore, perché al momento della sua morte qui abbiamo avuto l'onore di avere la sua camera ardente. Io adesso voglio cancellare quel ricordo, voglio guardare avanti e voglio essere le gambe di mio padre per camminare in questa avventura con l'amore che lui ci ha trasmesso, un amore grande verso i sanlucidani prima di ogni altra cosa. Ancora grazie, veramente sindaco, per questa bellissima iniziativa. Giovanni Politano, in rappresentanza sì di tutti i sindaci, altrimenti finiremo a tarda ora. Le passo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Permettetemi di ringraziare intanto i colleghi sindaci che mi hanno voluto delegare per questo breve intervento. Saluto il sindaco De Tommaso, tutti gli ospiti, il sindaco di Cosenza, gli ex sindaci, l'onorevole Mannarino, le rappresentanze delle forze militari e religiosi, i cittadini di San Lucido tutti. È complicato intervenire dopo gli ultimi 2 interventi, onestamente. Io penso che l'eredità di chi vi ha preceduto viaggia davvero su gambe forti, su gambe che sicuramente tracceranno ulteriori percorsi per la città di San Lucido. Io penso che chi vi ha ascoltato oggi, non solo quelli presenti, siano davvero orgogliosi delle vostre parole e complimenti davvero. E consentitemi di sottolineare ancora una volta il garbo e la signorilità, il garbo istituzionale del sindaco De Tommaso, sempre attento. È davvero appassionante questa giornata, importante per San Lucido, ma io credo anche per noi sindaci. Davvero è un onore essere presenti ed essere inseriti in questo percorso storia e politica tracciata e che continua ad essere
tracciato. Il ruolo del sindaco, io penso che, come si diceva poc'anzi, io forse sono il più giovane politicamente, forse parlando insieme al sindaco di Amantea, siamo stati forse gli ultimi eletti rispetto a voi. Ed è davvero esaltante, è così. Io dico che questo è un ruolo che ogni singolo cittadino della propria città, almeno per un giorno, dovrebbe vivere, proprio per essere consapevole di quello che può significare. Io l'augurio che faccio ad ognuno di voi, lo faccio anche ai miei cittadini. Per quanto gratificante, come si diceva, un ruolo comunque complesso, difficile, il sindaco non può pensare a quello che sarà, ecco, e mi piace questa commissione passato e presente. Il peggiore nemico del sindaco è proprio il tempo. Noi rincorriamo ogni singola attività proprio perché sappiamo che non possiamo sprecare quella responsabilità e quel ruolo per il quale siamo stati scelti. C'è un aspetto umano però che vorrei condividere con voi, che io non faccio mai nel mio paese, nella mia città, ma che ogni volta che vengo invitato a rappresentare la mia città mi permetto di condividere con le comunità che incontro. Ieri per esempio sono stato a Terbicano, perché è uno dei comuni scelti a proposito per l'accensione della lampada votiva del 2 maggio, dove tutti voi sarete invitati in questa festa della Calabria. Perché a Paola abbiamo il primo cittadino, ovviamente, San Francesco di Paola, gli altri vengono dopo. E che cos'è l'aspetto che vorrei che voi coglieste? Il sindaco che cos'è? Il sindaco non è altro che una persona come tutti voi, una persona con i suoi dubbi, con le sue fragilità, un padre di famiglia in questo caso, un marito, una moglie, un nonno, un figlio, con la solitudine del ruolo, perché anche il sindaco Mentola prima lo diceva, ci sono dei momenti che per quanto si possa essere amati, ma a prescindere poi da una vicinanza che ognuno di noi può avere, che va oltre la politica, ci sono quei momenti di solitudine che il sindaco vive da solo, ecco. E io dico, vogliate bene ai vostri sindaci, a prescindere poi se li preferite, se li avete votati, se non l'avete votato, perché non lo so se ci sono polani, ma io ci sono. No, ma io lo dicevo soprattutto per gli altri sindaci, perché fare il sindaco oggi non è semplice come qualcuno vuole far passare il messaggio. Certo, siamo dei privilegiati, entriamo inconsapevolmente, io dico, nel ruolo, nella storia della nostra comunità, no? E poi questi momenti invece ci dicono e ci ricordano che ne diventiamo naturalmente parte integrante. Poi io penso che ogni sindaco, se io dovessi chiedere ad ognuno di loro, ogni singola via, ogni singolo gradino, ogni singola piazza, ogni singola casa, perché poi il sindaco conosce il territorio come nessun altro, parla di una vicenda, parla di una storia, parla di una vita vissuta. E questo secondo me è il bagaglio che poi ognuno di noi ci porteremo dietro, che nessuno mai, io penso, ci possa mai togliere. Ecco, quegli episodi di vita vissuta che ci porteremo sempre, lo proveremo a fare sempre con onore. Poi il sogno qual è? Di un sindaco, ma poi se vogliamo è quello di ognuno di noi, è quello di essere ricordati. Allora significherà che veramente avremo fatto qualcosa di bello e di buono per la nostra città. Però questo è un merito che, caro sindaco, io ti devo dare, e copierò l'iniziativa, come dici tu, perché sarebbe bello,
che ogni città della costa, ma della Calabria, ricordasse i suoi primi cittadini che hanno fatto la storia, che hanno legato i loro mandati a periodi particolari della storia delle loro comunità. Noi ultimamente, tu lo ricordavi bene, c'è stato il periodo della pandemia, ma c'è stato anche il periodo di chi ha dovuto vivere il dopoguerra, c'è stato il periodo dell'emigrazione, quando gli argentini di oggi erano i calabresi di allora. La politica cambia, perché cambia il contesto sociale. Una volta si parlava di accoglienza, oggi, per esempio, San Lucido, ma come tutte le nostre comunità, è accoglienza ed integrazione, perché riusciamo ad integrare totalmente questi cittadini del mondo che anche lì, chissà sotto quale segno del destino, hanno scelto di vivere a Cosenza, a San Lucido, a Paolo, un po' come il ruolo che noi occupiamo oggi. Se io dovessi pensare a 20-30 anni fa, quando venivo con mio nonno a piedi da Paolo, Giovanni, a San Giovanni, il 24 giugno doveva sempre ovviamente venire, immaginate se io potevo pensare che allora rappresentavo oggi, dopo 40 anni, la mia città con la fascia affetto tricolore a parlare di questa città. Quindi io dico, e concludo, perché non voglio rubarvi altro tempo, noi penso che il sindaco non deve banalizzare il ruolo, ecco, io dico sempre, io non mi voglio accontentare, e spero che possa essere il messaggio che ognuno di noi poi riporti nelle sue comunità, perché mi sento privilegiato e proprio per questo non voglio vanificare questa opportunità e questo onore che è stato anche questo attribuito a poche persone. Immaginate solo i cittadini di San Lucido, quanti cittadini di San Lucido nella storia dal 47 ad oggi avrebbero potuto fare sindaco, eppure ce ne saranno solo una dozzina, e vale un po' più o meno per tutte le nostre comunità, quindi tutti i nostri territori. Ma in virtù di questo io sento, e noi sentiamo il ruolo di questa responsabilità, che è un privilegio che viene dedicato esclusivamente a pochi, ed è questo secondo me il vero obiettivo che dobbiamo avere tutti. La politica cambia. Oggi, una volta, consentitemi, qualcuno lo ricordava, sono stati fatti errori. Adesso il fatto di riuscire a mettere insieme 10-11 sindaci del territorio con una visione unica che va oltre i singoli confini delle nostre piazze e cittadini vuol dire che anche lì stiamo cambiando, perché sappiamo, io lo dico sempre, faccio sempre un esempio banale ma spero possa essere calzante: Paola da solo non si salva, se non si salva San Lucido e non si salva Fuscaldo, che sono i miei comuni limitrofi, oppure vale per Longobarda o Pesa. Quindi la nostra visione deve essere quella di avere una unica visione, caratterizzandoci ognuno per le diversità dei propri territori, per le caratteristiche, le prerogative, i punti forti. Io penso che non abbiamo niente da invidiare agli altri territori, alle altre zone della Calabria. L'importante però è avere coraggio, a volte essere anche impopolare. Il sindaco deve mettere in conto che qualche scelta può comportare la perdita di qualche voto. Ecco, qualora noi, questo significa essere liberi e non avere niente, diciamo, da perdere. Ecco, questa è l'augurio che voglio fare ad ognuno di voi. Avere la certezza del dubbio, no? Nel momento in cui noi pensiamo di essere i migliori dell'altro, io penso che già lì avremmo falliti. Quindi invece il dubbio ci mette in discussione quotidianamente. La cosa più bella è, come diceva il sindaco Caruso, ti bossano alla porta, è una situazione sociale, anche rispetto ad alcune scelte di contributi, no? Perché poi ci troviamo in una fase sempre in evoluzione, la mancata erogazione di un contributo noi sindaci la percepiamo quando iniziamo a vedere la fila dietro la nostra porta, allora ci rendiamo conto che dal punto di vista sociale non riusciamo a dare risposte. Probabile che mettendoci insieme, facendo rete e responsabilizzando ognuno dei singoli cittadini, perché attenzione, vale per i sindaci ma vale anche
per la responsabilità del ruolo che ognuno di voi riversa nella vostra quotidianità. I sindaci possono fare tanto, allo stesso tempo possono fare poco se non c'è comunque una corrispondenza e una condivisione da parte della cittadinanza attiva, perché il sindaco da solo può fare, ma ha bisogno di interfacciarsi e di avere la collaborazione spontanea. Ecco, io dico, proviamo a tirar fuori l'orgoglio e l'appartenenza dentro le nostre singole comunità e sentiamoci attori protagonisti, anche perché il sindaco è di passaggio, voi siete di passaggio, noi dobbiamo pensare a chi ci sarà dopo, a provare a lasciare questa comunità, questi territori migliori, più belli di come l'abbiamo trovati. Grazie. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Volevo ringraziare i dipendenti comunali, Marco Gnisci, Luca, e un saluto e un ringraziamento particolare a Pasquale Mannarino, che ha curato la parte grafica. Sindaco, non faccio una parola. Sì, solo per un saluto finale e un ringraziamento. Il ringraziamento prima a chi è stato disponibile a venire ad onorare con la presenza la nostra comunità. Un ringraziamento a, poi chiamato Emanuele, a Mario Amendola, a Piero Borsani. Che non ci crederete, hanno veramente fatto un bel lavoro. Devo dire che il ringraziamento maggiore per questo lavoro va al dottore Bruno Bruno, che è stato il segretario del Ministero, a Piero Borsani, lascio a voi giudicare il lavoro che ha fatto. Ha coadiuvato Mario Amendola in modo eccezionale e questo io non me l'aspettavo e quindi voglio dargli testimonianza. Quindi, il ringraziamento mio va davvero al personale tutto del comune di San Lucido, che sta vivendo un periodo diverso forse. Lo stiamo vivendo assieme, stiamo operando in sinergia, stiamo ottenendo dei bei risultati e questo ringraziamento va per tutta la disponibilità che mi state dimostrando e che state dimostrando a questa amministrazione. Un ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, perché le parole che sono state dette dalla consigliera Bruno e dalla consigliera Pizzuti, mi faccio mie, perché una comunità cresce se tutti insieme contribuiamo a farla crescere e quindi indipendentemente da chi rappresentiamo politicamente o meno, ci sono dei ruoli, questi ruoli vanno rispettati, l'importante è svolgerli all'insegna dell'onestà intellettuale e all'insegna dell'interesse collettivo. Il ringraziamento a voi, autorità, perché vi siete sobbarcati un'ora e mezzo di parole, però noi queste non le consideriamo parole vane,
queste le consideriamo parole che vogliono avere un peso, un significato per tutti coloro i quali ci hanno preceduto in questo ruolo, per tutti coloro i quali hanno contribuito a far crescere la nostra comunità, e queste parole io li voglio proiettare verso il futuro, perché San Lucido, insieme a tutti gli altri comuni del territorio, possa davvero avere un futuro migliore per tutti i propri cittadini. Un'ultima cosa, così per passare alle cose, più belle. Il ringraziamento alle famiglie di chi non c'è più, dei sindaci che non ci sono più. Sono presenti in questa sala e questo veramente ci ha onorato, forse più di ogni altra cosa, perché abbiamo voluto dare testimonianza ai vostri familiari per quello che hanno fatto nella loro gestione amministrativa. E poi concludiamo dicendo che sotto c'è un piccolo aperitivo che ci aspetta, perché tutti assieme possiamo brindare. Grazie e buona serata a tutti.